Nella solita commossa atmosfera che si ripete ogni anno da tempo immemorabile, si è svolto il rito della processione del Venerdì Santo a Chieti, accompagnata dalle struggenti note del Miserere di Saverio Salecchi. Tantissima gente a seguire il mesto corteo composto dalle 12 confraternite e da quella del Sacro Mondo dei Morti che, come tradizione vuole, hanno accompagnato i 7 simboli della processione, il gonfalone e le statue di Cristo e della Madonna. La processione, partita alle prime ombre della sera da Piazza San Giustino, ha attraversato tra due ali di folla via Poglione, Piazza Valignani, via Cesare De Lollis, Piazza Matteotti, via Agnense, via dei Crociferi, via degli Agostiniani, via Toppi, Corso Maruccino, Piazza Valignani, via dei Domenicani, Largo Barbella, via Marco Vezio Marcello, Piazza Templi Romani, via Priscilla, via Ravizzi, via Zecca, Piazza Trento e Trieste, Corso Maruccino, come tradizione vuole, per tornare alla cattedrale sotto la guida dell'arcivescovo Monsignor Bruno Forte. Violinisti e cantori, con il canto del Miserere, hanno offerto, come sempre, momenti di intensa emozione e commozione. È una delle processioni tra le più antiche d'Italia, una tradizione forte che resiste nel tempo e che, ancora una volta, Chieti ha onorato.